Buongiorno da Francesco Antonioni, buongiorno a tutto il pubblico presente in sala. Siamo nella sala bronzino del Palazzo del Quirinale di Roma per un concerto della rassegna dei concerti del Quirinale di Radio 3 in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale. Sono ospiti del concerto di quest'oggi due sorelle che suonano insieme, potremmo dire, da quando sono nate. Quando si fa musica insieme in una famiglia, beh, le possibilità di crescita, di comprensione, di rapporto reciproco, questi che sono davvero infiniti, sono enormi. E dunque, Natascia e Raffaella Gazzana, violino e pianoforte, stanno compiendo un percorso musicale molto profondo, segnato dalla curiosità, una curiosità tale per cui le due sorelle Gazzana affrontano repertori, oltre a quelli della musica classica e romantica, nelle quali sono stati appunto scritte capolavori per questa formazione eminentemente da camera, ma affrontano anche repertori secondo i loro interessi, la loro curiosità, la loro ricerca sonora. E ne avremo una testimonianza quest'oggi, nel programma di oggi, perché accanto alla sonata di Robert Schumann, con la quale iniziamo il concerto, è un grande classico della letteratura per violino e pianoforte. E peraltro lo vedremo fra un attimo, anche pieno di, potremmo dire così, di squilibri, di tensioni interne che lo rendono anche un pezzo piuttosto appassionante e piuttosto difficile da affrontare. C'è la presenza della musica di un compositore nato nel 1937, che dunque ha compiuto 80 anni, ecco, l'anno appena concluso, Valentin Silvestrov. E di cui parleremo anche meglio con le due sorelle, perché è un compositore la cui parabola racconta un percorso individuale, artistico, ma anche un percorso di un'intera generazione, vorrei dire anche di più, di un intero mondo. Silvestrov è uno di quegli autori che nasce nel mondo dominato dalla contrapposizione fra Occidente e Unione Sovietica, ed è uno dei protagonisti artistici del cambiamento di quella rottura delle barriere dei muri, per cui le repubbliche baltiche, l'Ucraina, dove egli è nato, diventano nazioni vere e proprie con un loro percorso culturale individuale. E infine concludiamo il programma di quest'oggi con la sonata per violino e pianoforte di un altro autore che ha qualcosa in comune con Silvestrov, cioè quel vivere alla periferia di mondo e rivendicare invece la piena identità culturale della propria appartenenza. Parliamo di Edvard Grieg, compositore norvegese. Ma io proporrei di chiamare adesso vicino a me, prima di suonare, Natascia e Raffaella Gazzana. Buongiorno Natascia. Buongiorno. E buongiorno Raffaella. Buongiorno a tutti. Allora, voi siete qui al Quirinale, la seconda volta che siete ospiti dei concerti del Quirinale, la prima volta è stata nella Cappella Paolina, oggi siamo qui in quest'altra sala, assai differente sia per acustica che per caratteristiche di pubblico, eppure è un luogo piuttosto importante per la storia dei concerti del Quirinale, per le persone che ci hanno suonato. Avete scelto di eseguire due autori del repertorio classico, Schumann, e in mezzo la musica di Valentin Silvestrov. Vorrei chiedervi qualche notizia su Silvestrov, perché so che Silvestrov è un autore che con voi ha un rapporto che risale a qualche tempo fa. Sì, Silvestrov è un compositore che quest'anno festeggia i suoi 80 anni e quindi viene celebrato un po' in tutto il mondo. Abbiamo voluto rendergli questo omaggio con questo breve pezzo che ha dedicato a Bach. Ma Silvestrov è anche una persona amabilissima con la quale siamo venuti in contatto. Abbiamo registrato nei nostri precedenti CD per ICM Records delle sue composizioni e ci ha anche scritto dei pezzi, ci ha dedicato dei pezzi, quattro pezzi. E è una persona veramente incredibile, si esprime attraverso la poesia, è veramente interessantissimo da conoscere. Avete sentito la voce di Natascia Gazzana al violino. E, voi due suonate, raccontava appunto,
praticamente da quando siete nate, insieme, da quando avete messo le mani sullo strumento, avete suonato insieme, eppure vivete in luoghi geograficamente distanti. Vogliamo raccontare qualcosa di questa, si dice, i rapporti a distanza, no? Che non durano, fra sorelle, però il discorso è diverso. Meglio forse, no, siamo molto legate in realtà e non passano più di 20 giorni senza che ci ritroviamo per provare insieme nuovi pezzi, per studiare insieme, ma studiamo anche molto separatamente. Io vivo attualmente a Berlino e Natasha a Firenze. Questa invece è la voce, avrete capito, di Raffaella, ragazzana, al pianoforte. Berlino-Firenze ogni 20 giorni circa vi vedete per provare. Dove provate meglio? In Italia, in giro per il mondo? Siete stati recentemente in Iran, vero? Sì, l'ultimo concerto che abbiamo dato è stato a Teheran. È stata un'esperienza incredibile perché venire a contatto con una cultura millenaria così affascinante e è anche un bellissimo momento perché il pubblico non ha molte possibilità di ascoltare la musica occidentale e soprattutto suonata da due donne. Quindi per noi è stato veramente emozionante come incontro e abbiamo sentito tanta energia dal pubblico, veramente. Beh, una delle cose che ho tralasciato di dire del duo di Natasha e Raffaella Gazzana, ho accennato alla ricerca di sonorità. Lo sentirete, è una sonorità molto particolare quella. Ovviamente parliamo sempre di un violino e di un pianoforte, eppure il modo che loro hanno di affrontare il rapporto fonico fra i due strumenti, ma anche il modo di porgere questa unione sonora, ha una particolarità tale che una casa discografica famosissima per avere appunto un suono molto preciso, la ECM Records, ha deciso di incidere appunto il suono di Natasha e di Raffaella Gazzana. Possiamo dire qualcosa sulla vostra esperienza discografica? Innanzitutto siamo molto contente di annunciare anche l'uscita del prossimo disco proprio per l'ECM in primavera. È un disco che verte soprattutto su musica francese o di aria comunque francese, quindi con la sonata di Ravel, postuma di Ravel, il tema Messiaen di tema e variazioni di Messiaen e la sonata di Franck. Oltre ad un pezzo che non è stato mai eseguito fino ad ora e nemmeno registrato, è un pezzo di Ligeti, un pezzo giovanile del 46. E abbiamo avuto precedenti esperienze, abbiamo conosciuto il produttore dell'ECM proprio qui in Italia in occasione di una presentazione di un DVD dedicato proprio al lavoro dell'ECM e da lì insomma è iniziato il nostro rapporto con questa casa discografica. Ti ringrazio molto Natasha e Raffaella Gazzana, vi prego adesso di prepararvi alla esecuzione così da non parlare troppo, anche perché come sapete hanno un gravoso compito, cioè quello di svolgere un concerto. E questo concerto si apre con un brano al quale accennavo prima, che è la sonata per violino e pianoforte, la prima sonata in La minore, opera 105 di Robert Schumann. È una sonata che ha dei punti di forza particolarmente notevoli, che sono dei punti di forza, vorrei dire, dinamici. Sapete che quando gli autori della seconda parte dell'Ottocento, siamo nel 1851 per la precisione, data di composizione di questo pezzo. Bene, quando si confrontano con un repertorio che era stato già codificato dagli autori del periodo classico, cioè da Mozart e da Beethoven, devono fare i conti con questa eredità. L'eredità è quella di un perfetto equilibrio classico nelle forme di Beethoven, tutti i temi, tutti i momenti della sonata sono in equilibrio perfetto, dinamico, cioè c'è alla fine, potremmo dire così, una composizione dei contrasti. Nel caso di Schumann, questa composizione dei contrasti, cioè questo alla fine arrivare, potremmo dire così, a un prodotto a somma zero, viene fatto con degli elementi positivi e negativi di enorme peso, di enorme carico. Il primo movimento, ad esempio, ha come indicazione di tempo con espressione appassionata, il Leidenschaft Ausdruck. Cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che il tipo di costruzione melodica, il tipo di costruzione armonica è fatta davvero con quella parola tipicamente romantica che è la passione, l'empito, la volontà di riempire lo spazio sonoro di tutta l'energia possibile. A cui segue un allegretto che è piuttosto disteso e cantabile e infine il problema esecutivo per coloro che sono chiamati a suonare questo pezzo è come gestire l'ultimo movimento, perché l'ultimo movimento forma che si rispetti, porta a compimento le tensioni degli altri e vedrete in quale maniera
elusiva, intelligentissima, raffinatissima, Schumann porta a compimento quello che era stato messo in il fuoco, che era stato fatto ardere prima. Lo fa appunto con un equilibrio, con una grazia degni del miglior Beethoven, però radicati nettamente nel tipo di personalità, si chiama bipolare, nel tipo di personalità fatta di grandissimi contrasti, che è quella di Robert Schumann. Vi lascio dunque all'ascolto della sonata per violino e pianoforte numero 1 in La minore di Robert Schumann, opera 105, tre movimenti, Natascia Gazzana al violino, Raffaella Gazzana al pianoforte. Thank you.